ammiraglia della flotta del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in partenza dal porto di Napoli per dare il via alla prima missione della campagna oceanografica 2010. Coinvolti nel progetto, l'Istituto dell'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina in qualità di coordinatore, l'Istituto delle Scienze Marine del CNR di La Spezia, la Stazione Zoologica di Napoli, l'ENEA, le Università di Genova, di Messina e Partenope di Napoli. Alle 17.30 partenza dal porto di Napoli. Rotta, una serie di stazioni di prelievo lungo la colonna d'acqua nel Mar Tirreno centrale e meridionale. Il capo missione Maurizio Azzaro incontra il comandante della nave Vincenzo Lubrano Lavadera per discutere il piano di campionamento in relazione al bollettino meteo. Un briefing con il gruppo dei ricercatori per programmare le attività a bordo e la suddivisione degli spazi nei laboratori. Primo campionamento. Immersione di due retini per lo studio del plancton. Questa è la stazione Vector Tirreno Meridionale, con latitudine 39 gradi 30 primi e longitudine 13 gradi 30 primi. Il mare è forza 5. Qui il gruppo dei ricercatori lavora incessantemente per la messa in mare del mooring, importante per la rilevazione semestrale delle correnti a diversi livelli di profondità, insieme a parametri chimico-fisici e di sedimentazione biogenica lungo la colonna d'acqua. Pompe sommerse per filtrare grandi volumi d'acqua a diverse profondità. Messa in mare dello spettro radiometro per misurare la luce a varie frequenze. Prima della produzione primaria fitoplanctonica, dopo 4 ore di incubazione in mare. Calata della Rosette, una batteria di bottiglie di prelievo interfacciata con un CTD o sonda multiparametrica per la rilevazione dei parametri chimico-fisici nelle acque della zona. Alle 8 raggiungiamo il porto di Messina. Fine della missione. Thank you.